Per libera utilizzazione si intende genericamente tutti quei casi in cui il diritto d'autore si fa da parte in virtù di altre esigenze, di altri principi che in determinati casi prevalgono, no? Adesso vedremo. Appunto, ci sono questi casi in cui non è un pubblico dominio, gli americani li chiamerebbero casi di fair use, di uso legittimo, di uso leale, in cui il diritto d'autore. Ah, il diritto d'autore è chiesto di farsi un attimo da parte perché ci sono delle esigenze di libero accesso più urgenti. Adesso vediamo i casi. Allora, un caso è la riproduzione di articoli, inteso di articoli di attualità, di informazione. Articolo 65 si occupa della libera utilizzazione relativa a questi casi. Adesso lo leggiamo. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, attenzione, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore se riportato. Vi siete mai resi conto che negli articoli dei giornali, dei quotidiani c'è scritto riproduzione riservata, riproduzione riservata? E qualche anno fa non c'era? Non è una cosa che c'è sempre stata. Non vi siete accorti di questo? Vabbè, non c'è sempre stata. Se voi prendete, se trovate una pagina d'archivio del giornale di 10 anni fa, non c'era. Perché? Perché con l'avvento di internet ha cominciato a girare rassegne stampa e scannerizzazioni, anche semplicemente digitalizzazioni di articoli liberamente su internet in virtù di questo articolo. Perché? Perché se non è espressamente riservato è libera utilizzazione. Allora gli editori hanno cominciato a dire no, allora mettiamo sotto tutti gli articoli di riproduzione riservata. È una cautela in più, in realtà, insomma, avrebbero potuto scriverlo all'inizio, però adesso se notate, anche sugli articoli dei blog a volte, sul sito, se qualcuno è collegato alla rete, va sul sito di Repubblica del Corriere, trovate spesso sotto C di copywriter, produzione riservata. Serve proprio per far leva su queste tre parole qua, cioè se la riproduzione e l'utilizzazione non sono state espressamente riservate. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti e utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità, cioè quindi conferenze, confronti pubblici, è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato. Esempio, io alla fine delle slide, per parlare della parte su Wi-Fi, ho un pezzo di un articolo uscito su Sole 24 Ore. Questo è uno di quei casi. Non sto facendo un'attività che è in violazione, che è in concorrenza con la diffusione dell'articolo, ma lo sto facendo a scopo di discussione pubblica. In realtà nel nostro caso forse sarebbe anche scopo didattico, quindi ancora un altro tipo di libera utilizzazione, però questo è un esempio. Allora, riproduzione di opere, beh, questa è bella, con mezzi artigianali e poi tutto il mondo delle fotocopie che penso a voi interesserà. Riproduzione artigianale si intende scusate, l'articolo 68 e il comma è il primo, è quello che parla della riproduzione di singole opere o brani musicali, scusate, brani di opere per uso personale dei lettori fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico, quella è libera. Ovvero, a me è capitato quando ero ragazzino, insomma, io non è che sono così giovane, la fase del pre-digitale l'ho vissuta bene. Quando dovevo fare le ricerche per la scuola, andavo in biblioteca, all'epoca non c'era lo scanner, non c'era la macchina digitale, non c'era niente, la fotocopiatrice era una in tutta la biblioteca, pezzo di carta e copiavi le robe della Treccani, o no, chi è che non l'ha fatto? Quello è classico, questo comma è stato scritto per quella roba lì, per evitare che anche quei casi venissero, diciamo, rientrassero nel diritto d'autore in senso classico, no? In quel caso il diritto d'autore si fa da parte perché, vabbè, insomma, sono riproduzioni di opere che non sono atte ad andare in concorrenza e a danneggiare nessuno. Cioè la Treccani non è che vende meno copie se il ragazzino va a farsi la copia manuale o qua dice con altri mezzi di riproduzione non idonei allo spaccio diffuso dell'opera al pubblico. Esempio, quello che si faceva una volta da ragazzini, registrare la canzone dalla radio col microfono, o no? La volevi, non c'era altro modo, non c'era YouTube, non c'è microfono, non avevi il registratore, allora registratorino, quello portatile, davanti al televisore, quando passava su MTV te la registravi così. Quello è palesemente un uso non idoneo, perché viene fuori una registrazione talmente ciofeca che al massimo te l'ascolti tu due o tre volte,
e poi la sbatti via. Ok, quindi questi sono casi in cui il diritto d'autore si fa da parte palesemente, no? E questo vi fa capire di come il digitale impatta su questa cosa qua, perché all'epoca era ovvio, cioè nessuno si poneva il problema del diritto d'autore, era una legislazione fatta dal televisore così. E che poi nel giro di pochi anni sono arrivati, ho cominciato a, sai, il cavetto per uscire dal televisore, la presa audio, le cose, i masterizzatori, i CD, le cose ad alta risoluzione, basta, no? Si è capito, si è arrivato ad un livello tale per cui chiunque con una tecnologia a bassissimo costo può fare delle copie che sono esattamente identiche all'originale. Difficilmente riconoscibili, a meno che abbiate un orecchio veramente raffinato. I miei allievi fonici ti dicono all'orecchio se un CD è masterizzato originale, ma perché è gente che ha studiato sound design, ok? Se no, siamo arrivati ad un livello per cui, boh, dov'è la differenza? E poi c'è tutta la parte sulle fotocopie, l'articolo è lungo, quindi abbiate pazienza. Comma 2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per propri servizi, senza alcun vantaggio economico, commerciale, diretto o indiretto. Ok, quindi quando voi le fate per i vostri servizi interni, state tranquilli. Domanda, ma fin dove arriva il concetto di servizio interno? Cioè, se questa conferenza era aperta al pubblico, no? È vero che c'è la registrazione, quindi è un pubblico comunque controllato, però questa è una cosa a uso interno della biblioteca, del sistema bibliotecario, o effettivamente aperta al pubblico? Lì non c'è risposta univoca, bisogna andare a vedere la giurisprudenza, vedere casi simili, come i giudici hanno deciso in questi casi. Non vi posso dare una risposta, però il confine è quello. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, ecco, spartiti e partiture musicali hanno un trattamento a sé. Difficilmente li trovate nelle biblioteche perché cioè, li trovate ma non sono riproducibili con questi sistemi. Però, perché? Perché la riproduzione dello spartito sostanzialmente dà, una volta che abbiamo fatto la fotocopia dello spartito, tutta l'orchestra da uno spartito, un'orchestra di 20-50 elementi, ha la partitura, basta, chi è che andrebbe più a comprare lo spartito? Quindi lo spartito e le partiture sono sempre stati tenuti fuori dal mondo dell'editoria classica, perché è un'editoria molto settoriale e strumentale all'esecuzione in pubblico. Cioè chi usa uno spartito? Uno che lo deve suonare, se no, ok? Non ha mercato. Quindi, fermo stando il divieto di produzione di spartiti e partiture musicali, è consentita nei limiti del 15%, eccolo, di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. 15%. Il famoso 15% di cui si parla è in questa famosa norma. Escluse le pagine pubblicità, vuol dire che in un periodico dovete fare, se un periodico è di 100 pagine, scusate, di 110 pagine in cui 10 sono di pubblicità, si tolgono le 10 e il 15% è relativo alle 100, quindi è 15 pagine. Ok? E le pagine dove la pubblicità è solo metà? No, lo so che sono tutti dubbi che vengono. La legge non può ovviamente prevedere tutti i casi, no? Cioè dà dei criteri generali e poi anche lì la giurisprudenza si esprime. Sì. No, i libri di musica no, rientrano è libero ma sono spartiti. Bella domanda, nel senso che la domanda è se il libro di spartiti è più inteso libro o se è più inteso partitura. Non lo so, nel senso che, boh. Io sarei per una discussione su questo. Io che dicono cosa, no? Che magari non. Sì, esatto. Ecco, io allora, a pelle avrei interpretato il contrario, avrei detto partitura è partitura, che sia all'interno di un libro, che sia all'interno di una partitura di quelle pieghevoli. È tutto molto da vedere. Faceva un esempio molto carino, diceva mai il manuale per fare lavori in ceramica non dice come
Ma è diverso, non è vero, non è vero. Pensate, nessuno di voi ha esperienza in musica elettronica? Perché se voi avete il file partitura e lo date in pasto ad un software, questo vi suona il brano. Cioè, se voi avete la partitura con le note già sul pentagramma e le mettete in questi software, schiacciate play e suona il brano. Scegliete gli strumenti e ve lo suona. Quindi è più potente. Per questo che lo spartito è tenuto separato, perché ha un'altra funzione, che non è solo quella di intrattenimento, ma è quella di rendere eseguibile un'opera. Non è la stessa cosa che leggere un romanzo e leggere uno spartito è un'altra. Sono due attività diverse. E lo capisco, cioè capisco la ratio della norma, cioè capisco il disorientamento di noi ormai cittadini digitali, del mondo digitale, su queste distinzioni, dici, ma caspita, tanto ormai è tutto forma digitale, cioè se me lo scannerizzo allora cos'è, libro o non è libro? No, però è partitura sempre. Quindi, boh, la risposta è boh. Allora, i responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino, quindi siete voi questi, i responsabili dei punti o centri di riproduzione, cioè coloro che hanno le chiavi della fotocopiatrice, stiamo parlando, i centri di riproduzione, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema, devono corrispondere un compenso agli autori e agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe, che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti dal comma 3. Voi date tutti, no? Tutti normalmente versate questo contributo. Oh, ok. No, mi sembrava strano. No, adesso vi faccio ridere. Vi faccio ridere e devo andare su internet, però non resisto a questa tentazione. Non resisto. Allora, sul mio blog trovate questo post che si chiama De Bollinorum Absurditate, perché questa immagine, spero che si apra un po' più ingrandita, eccola, questa è la scannerizzazione, vabbè, questo è il frontespizio del mio libro, questo qua, Capire il copyright, la vecchia edizione, perché questo era adottato anche in Cattolica e come manuale. Io facevo esami. Arriva una studentessa, il libro è sotto licenza Creative Commons, quindi liberamente copiabile, fotocopiabile. Arriva una studentessa con le fotocopie. Un po' intimidita perché sai, le fotocopie, non si preoccupi, tanto sono promotore di licenza Creative Commons. E vedo questi cosi qua sulla prima fotocopia, questi bollini, no? Scusi, ma mi fa vedere che non li ho mai visti. Poi mi ha regalato la pagina, vabbè. Vabbè, sostanzialmente questi sono i bollini che la copisteria le ha fatto pagare per la fotocopiatura del libro intero. Cosa perversa, perché io davvero non capisco a chi siano andati questi soldi, perché io non ho rapporti con SIAE, non ho rapporti con AIE. Come vedete c'è scritto Associazioni AA è Associazione Autori, SIAE è SIAE e AIE è Associazione Italiana Editori, penso che siano soggetti che già conoscete. E 3, quel 3 che c'è sotto in bianco, sta per 3 pagine. Cosa vi dicevo prima di modi assurdi per rendere fisico ciò che ormai è digitale, è liquido, no? Questa è la roba qua. E qua partiamo da una fotocopia. Lei, penso che la studentessa, non mi ricordo bene, ha preso il libro in biblioteca ed è andata dalla copisteria. La copisteria innanzitutto non gli ha fatto la storia del 15% perché lei il libro c'era fotocopiato intero. E così, a sua discrezione, ha fatto pagare 3 più 3 più 12 copie. Scusate, 12 bollini per 12 pagine di copie. Io la logica non la conosco. Perché ovviamente, cioè, qual è il concetto? Che uno non andavano pagati comunque, perché il libro ha una licenza, bastava leggerla, era allegata o comunque c'era spiegato, c'era il link che consente la libera copia. Due, se li si versano, se si pagano questi bollini, i soldi relativi a questi bollini non si capisce dove vadano, perché a me non sono arrivati di certo, che sono l'autore, all'editore men che meno, quindi sono andati a finire in un calderone che probabilmente si smazzano Gino Paoli, Celentano, quella gente. È così. Studentessa no, ha promosso, aveva fatto anche un bel esame, e mi ha regalato, e ho detto, scusi, ma mi faccia un regalo, mi lasci la prima, tanto era solo il frontespizio, me la lasci, e allora sono andato a casa e l'ho scannerizzata. Ma era perché, cioè io ho fatto questo posto sul mio blog per dire, ma
Capiamoci, cioè, come siamo fuori dal. Cioè, sono cose per me, che sono uomo digitale, queste cose qua sono medioevo, anche perché non hanno logica. Cioè, ha pagato i bollini su 12 pagine di un libro che era di 100, 150 pagine, 140, 150 pagine, che non andava, che era liberamente fotocopiabile. Ma questo qual è il problema? Che il titolare della copisteria non è tenuto a fare il corso di Aliprande sul diritto d'autore. Quindi ti può anche dire: Ciccio, allora, se vuoi, 12, te ne faccio 3, 4. Io non ho tempo di stare qua a ascoltare la licenza Creative Commons. Faccio così con tutti, fai così anche tu. E giustamente la studentessa si è adattata. Ok. Dell'hard disk. Ah, la fotocopiatrice. Ve ne dico un'altra. Quello si chiama ecocompensa, sì, è un'altra. Allora, quando qualcuno ha capito che il diritto d'autore sul sistema, diciamo, della royalties, cioè quindi percentuali sulle copie, non cominciava a essere messo in difficoltà, perché le copie la gente le può fare con massima libertà, allora i legislatori si sono spostati sul criterio dell'ecocompenso, cioè di andare a prelevare alla fonte randomicamente quote attribuite ai diritti d'autore. Questo viene chiamato ecocompenso. Nello schemone era l'ultimo ramo che vi ho lasciato, perché ho detto: vabbè, non ce la facciamo. Però è quella roba lì, cioè anche quando voi comprate un hard disk per il computer, una buona percentuale dei soldi che voi state pagando per l'hard disk vanno a SIAE, come i CD, i DVD, i cellulari. Cioè, il mio cellulare a 16 giga di memoria, io su quei 16 giga ho pagato tot euro di SIAE, ma voi non lo sapete, perché sono dentro tutto. È un po' come il contributo RAE, no? Quello per lo smaltimento del rifiuto. Voi lo pagate, se poi al negoziante gli date indietro il cellulare vecchio da smaltire o non glielo date, il contributo avete pagato lo stesso, perché si comportano come tasse. Non sono tecnicamente tasse, ma si comportano come tasse. E questo è un po' il funzionamento del diritto d'autore, la deriva che sta subendo il diritto d'autore al giorno d'oggi. Non è bella, però è così. Cioè, si presume che se tu hai 16 giga di memoria sul cellulare, di fatto almeno 10 saranno di roba tutelata dal diritto d'autore. Allora io ti frego, perché te li piglio prima i soldi. E lo so che idem, fotocopiatrice, stesso principio. Questo, ma questo è ancora, capito? È ancora più, per me questo è ancora più abominevole, perché non aveva minimamente senso il bollino. Almeno, allora mettimeli giusti. Conta le pagine e mettili giusti. Il problema qual era? Che se le avessero messi giusti, la fotocopia costava più del libro, no? Quindi il fotocopiatore ci perdeva, cioè questa qua non se le fa fare le fotocopie. Cioè, vi rendete conto? Però, ecco, questo è il sistema. Cioè, il diritto è tanto bella come. È una scienza tanto interessante dal punto di vista così, filosofico. Poi quando lo si applica ci si abbassa a queste cose. È così. Sì. Sì, lo so. Sì, ve la fanno pagare come se fosse uno spettacolo, come se fosse il gruppo musicale che suona. Sì. No, allora, il problema, allora, scusa, purtroppo non riusciamo, questa cosa qua non, siamo veramente in ritardo, non ce la facciamo, però. Questo discorso qua di SIAE, cioè qual è, giustamente lei ha detto, la mia SIAE. Il problema è che la SIAE dovrebbe essere una. Invece, di fatto, è una SIAE acefala, dove ogni responsabile delle sedi locali interpreta un po' sulla base di sue prassi, e spesso hai a che fare con soggetti che non sono preparati. Cioè, banalmente, nel senso che nelle sedi piccole, non so di che sede parliamo, Milano, no? Vabbè, non diciamolo. Esatto. Io sono di Lodi, che è un paesotto, insomma. La sede SIAE di Lodi non è una sede SIAE, è un. Vabbè, dopo ne discutete. No, il discorso, questo generale, il discorso è che quando parli con SIAE Assyriate o SIAE Lodi, non stai parlando con la stessa SIAE. Cioè, sono persone diverse. Che voi dite: ma caspita, le norme sono le stesse. Sì, nel mondo ideale.
Nel mondo reale, no, nel mondo reale va a finire che la SEA, il tizio che si occupa della SEA di Lodi è uno che probabilmente fa un altro lavoro al pomeriggio e la sera fa l'ispettore SEA e quindi non è uno che ha fatto 20 esami di giurisprudenza e gli puoi fare discorsi molto raffinati sul diritto d'autore. Quindi lui applica a quei 7-8 parametri che gli sono stati dati, sono 20 anni che applica quelli, non è che arrivi tu con le licenze Creative Commons, perché io me ne rendo conto con i vari musicisti che mi tirano una testa tanta sulle mailing list, perché la SEA fa pagare anche gli spettacoli di gente che suona tutta roba in Creative Commons, no? Gente non iscritta a SEA e che rilascia tutti i dischi Creative Commons, eppure il gestore del locale si trova a pagare 120, 80, i forfè, no? Queste cose qua, perché? Perché i forfè mettono tranquilli tutti, no? Ma sì, dai, ma guarda che tanto costa poco e io non ti vengo a fare il controllo. E tu dici, vabbè, guarda, tanto ho pagato 1.000 euro per noleggiare la sala, dartene 80 così non mi rompi le scatole, però è proprio sbagliato il meccanismo. Però chi fa musica classica, sì, e chi fa musica improvvisata. Cioè, gente che fa... Chi fa musica rinascimentale, classica, vuol No, ma neanche. Cioè, arriva un punto in cui la musica, tutto diventa di pubblico dominio, ma anche chi fa musica jazz improvvisata. Loro dicono, però è improvvisata, ma in realtà tu segui il canovaccio di qualcuno. No, però è così, diventa, quando si comportano in questo modo, si esce dal campo del vero diritto d'autore, che sarebbe la retribuzione all'autore, diventa una sorta di tributo, sì, balzello tributo, sulla fruizione in senso generale di opere dell'ingegno. In senso molto generale, perché dici, caspita, ma opera dell'ingegno non vuol dire necessariamente opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore, e non necessariamente tutelata da SIAE. C'è gente, sono autori che sono iscritti presso altri enti esteri, o iscritti da nessuna parte, quindi il giro dovrebbe essere diverso. Però il fatto di accorpare tutto in forfè o in equo compenso rende le cose dal punto di vista burocratico più facili, ovviamente, perché hai un modulo solo invece che 20. Meno controlli. E poi va tutto a finire in un bel calderone e ci penseranno dopo a come ripartire quei proventi ai vari autori. E purtroppo è lì il problema. Vi invito a cercare sul sito di Report, una puntata di Report dei primi anni 2000, bellissima, in cui facciamo capire l'assurdità dei sistemi di ripartizione della SIAE. Per cui il criterio è statistico, nel senso che se tu sei grande, se tu sei uno che vende, avrai sempre più soldi e che se tu sei piccolo sarai sempre più sfigato. Cioè, è assurdo, no? Nel senso che è un sistema in cui al giorno d'oggi col digitale potremmo effettivamente tenere traccia. Cioè, il famoso DRM potrebbe essere usato in senso positivo per tenere traccia anche degli usi dei piccoli autori, dei piccoli musicisti. No, in realtà i sistemi sono statistici, per cui se su Radio RTL e su 101 passano quei 5-6 artisti, allora probabilmente i diritti devono andare a loro. Ok? E sta cosa qua, adesso con il mondo Creative Commons così, c'è gente che prende fuoco dalla rabbia. E se seguite un po' il mio blog e le mailing list, ne sentite di ogni. Cioè, addirittura su Facebook, il gruppo Facebook No SIAE, aboliamo la SIAE è il male, ma con 3.000 iscritti, cioè non il gruppo di 400, di 4 o 5 ragazzi. Vabbè, digressione che però meritava per questa cosa qua dei bollini. Cos'era? Vista schermo intero. Vabbè, saltiamo. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti in biblioteche pubbliche fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3 possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria, eccolo, a favore degli aventi diritto. Quindi, comunque, quando fate anche all'interno delle biblioteche, in teoria dovrebbe esserci un versamento di qualcosa. E probabilmente vi risparmiano la rottura di scatole di applicare bollini con quella roba lì del forfettone sull'uso della fotocopiatrice. È quello, cioè, che in realtà a ben vedere cosa succede? Che poi riescono a convincervi che è meglio, perché dicono, ma guarda che, ma tu hai voglia veramente di stare lì a mettere i bollini? E voi dite, guarda, sì, forse è meglio che ti pago un tot all'anno, non mi rompi le scatole, non vieni più. Beh, è questo il sistema, no? Ok, e così è. E certo. Certo, vabbè, però Anci qualcuno l'ha iscritto. Qualcuno ha eletto qualcuno all'Anci, no? Nel senso, cioè, quindi effettivamente è così, è un accordo e si dicono che, okay, visto che è una scocciatura andare in giro a fare bollinature, controlli. Non
non ha senso. Sì. Vabbè, e infine ricordatevi che è vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui i comi precedenti in genere ogni riutilizzazione di concorrenza, cioè nel senso che le fotocopie finché sono a uso interno, finché sono per l'utente, sì, se voi fate sistematicamente, non so, conferenze tutti i giorni e tutte le volte date 30 copie, 20 copie, 30 copie, tanto a uso interno, allora in quel caso qualcuno potrebbe venire a dire no, attenzione che hai sforato e sei andato nel comma 6. Sono tutti criteri statistici, no? Cioè sono tutti quantitativi e mai qualitativi, cioè che poi in quelle 10 fotocopie ci sia Manzoni o Fabio Volo, ne frega niente a nessuno, e la differenza qual è? Che Manzoni non ha più diritto ad avere nulla, e Fabio Volo, poveraccio nel senso, per me non dovrebbe avere nulla, però... però... Come dal punto di vista del diritto d'autore ha diritto ad avere qualcosa. Se tu metti tutto in un calderone, non sai mai, boh, perché in una biblioteca di un comune piccolo può essere che magari ci siano più ragazzini che vanno a fotocopiarsi le cose per la scuola, mentre nella biblioteca di Milano è più facile che ci sia il tizio che va a fotocopiarsi Fabio Volo, o no? Boh, cioè se, quando finisce tutto in un calderone è difficilissimo poi tenere traccia. Scusate se vado un po' veloce. Allora, ecco, l'altra cosa che interessa a voi, la norma sul prestito, cioè... Il fatto che voi facciate prestito di opere dell'ingegno è perché c'è una parte della legge sul diritto d'autore che ne parla specificamente, dell'articolo 69. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato, bello, discoteche dello Stato a me è sempre piaciuto, perché tu ti immagini, è così, è dove si trovano i parlamentari e... Okay. Le discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale... Questo inciso non è da poco, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale. Non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, quindi non dovete chiedere autorizzazione agli editori e agli autori per fare quello che fate, perché voi fate, soprattutto nel caso di biblioteche pubbliche, al quale non è dovuta alcuna remunerazione o ha ad oggetto esclusivamente, e ha ad oggetto esclusivamente gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali, quindi ancora ribadito, occhio, perché esemplari a stampa, quando mi dicono, ah ma gli ebook? No, stampa è stampa. I fonogrammi e i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno 18 mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione. Quindi non dalla masterizzazione, ma dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, cioè quindi dalla messa, quello che abbiamo detto prima, dalla messa in commercio. E anche lì, sarei curioso di sapere da dove risulta, perché sulle copie dei DVD c'è solo l'anno, il mese non lo sai, e devi avere, vabbè. Ovvero non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione nel corso di 24 mesi dalla realizzazione, dalla realizzazione delle dette opere sequenziali, cioè quando non è reperibile la data precisa della messa in distribuzione, prendi l'anno e calcoli 2 anni, cioè do 24 mesi. Dalla fattura? Ah, ok, caspita. Sì, beh, tendenzialmente voi li comprate appena escono. Per non avere problemi, 18 mesi dalla fattura. Ok, certo, esatto, un solito discorso. Continua. Allora, sempre articolo 69. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto in un unico esemplare dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche, sostanzialmente la famosa copia di backup. Cioè voi acquisite il CD o il DVD per non rovinarlo, e quindi se cominciate a prestare quello nel giro di pochi mesi, la copia è rigata e rovinata, quello ve lo tenete in archivio e prestate la unica copia, deve essere una, perché se vengono a farvi un controllo e ve ne trovano due, sono frustate crocifissioni in sala mensa. No, è perché è molto la norma è abbastanza chiara su sta cosa. Domanda, vi pongo un caso a cui non rispondo perché non ce la facciamo, però vi metto una pulce in orecchia.
Era venuta un'importante biblioteca pubblica del nord Italia a chiedermi parere come avvocato perché volevano fare un progetto nelle carceri. Era bello il progetto. Volevano portare musica ai carcerati, insomma, come noi gli prestiamo i libri, facciamo anche, e gli ho detto, capito, ma gli date i CD? E no, perché loro non hanno i lettori CD, quindi dovremmo dargli il CD con i lettori. Gli ho detto fatelo, ma noi vorremmo fare una cosa in più, vorremmo dargli un lettore MP3. I lettori MP3 ormai costano 30 euro quelli scarsi, hanno poca memoria, però per un carcerato, insomma, li metti su. Cioè, sostanzialmente il carcerato ti fa una richiesta, voglio questo, voglio Ligabue, Madonna e Ramazzotti, me li metti su. Sapete che non ne siamo usciti molto bene dalla questione della copia, perché dal mio punto di vista del parere legale era che sì, si poteva fare, ma dovevano eliminare l'altra copia, cioè doveva essere l'unica copia. Cioè, perché così parla la legge, cioè tu puoi avere una sola copia, quindi l'originale è l'originale. Se tu dai al carcerato su DVD, scusate, su DVD, su MP3, anche quella è una copia. Che poi è su un supporto che è nuovo, diverso, ma anche quella è una copia. Quindi vuol dire che tu l'altra devi togliere dall'archivio. Una domanda, però per esempio in caso dei DVD la copia non è proprio così semplice, nel senso che spesso ci sono registrazioni di IDRM, l'abbiamo detto prima, produzione, esatto. IDRM, quindi andrebbero multati per creare questa copia, e in più c'è una riverifica, nel passaggio CD audio MP3 è più che evidente, ma anche semplicemente nella duplicazione dei DVD c'è comunque una riverifica, quindi in realtà sarebbero due violazioni, sbaglio. Sì, era una delle cose che c'era nel parere, nel senso che uno dei dubbi che avevamo diciamo, estrinsecato in questo parere era se poi, esatto, questa esportazione non andasse a toccare un altro diritto che era quello di modifica. In realtà secondo me no, perché è una copia. La risolvi facilmente, fai la copia sul lettore di MP3, metti il file WAV, quindi estratto pari pari, come se fosse una pura copia. Il problema è che è sempre questo discorso qua dell'unico esemplare, che vuol dire sì, che non puoi lasciare in mano ai carcerati. Cioè loro dicevano noi lasciamo questi MP3, li lasciamo lì al carcere, no, perché se li lasci lì vuol dire che poi tu in archivio non li hai più, cioè non li puoi più prestare. Quindi diventava macchinosa la cosa. Poi non so se l'abbiano fatto, se io ho fatto il parere. Così era per. Scusate, ma andiamo un po' veloci perché sennò non ce la facciamo. Usi a scopi di critica e discussione. Allora, il riassunto, la citazione, vabbè, queste sì, si sanno, cioè la citazione, la riproduzione di brani e di parti di opera sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscono concorrenza, cioè il classico trafiletto dove, non so, voi fate sul vostro blog un articolo di critica a un articolo che è uscito su Repubblica, prendete il brano e, dite, e sotto lo confutate, dite che questo ha sbagliato, non è che dovete andargli a chiedere il permesso perché siamo nell'ambito della critica, della discussione, ok? Questo, l'1 bis, è una cosa che è stata messa negli anni, a metà anni 2000, 2007, se non ricordo male, sull'onda dell'entusiasmo di internet, ma facendo una cosa un po' arraffazzonata. Cioè, è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Questo perché? Perché c'è stati dei casi di alcuni docenti delle scuole superiori, delle medie, che avevano fatto tipo il blog, il sito della classe, e con sai, il filmato del saggio con la musica e qualche autore era andato a bussargli la porta per chiedergli, cioè, o la SIAE addirittura a rompergli le scatole, no? Era su internet, era un uso palesemente. Però c'era. Allora si sono inventati questa cosa, oppure anche le immagini. Quindi nel momento in cui è su internet, a titolo gratuito, parliamo di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate. Qual è il problema? Che la bassa risoluzione del 2007 non è la bassa risoluzione di oggi, perché è cambiata la concezione, la percezione, è molto relativa. E poi degradate veramente, cioè con tutte le parole che potevano scegliere. Cioè, proprio è brutto, a parte che sia cacofonico, è proprio brutto e non si capisce. Comunque, vabbè. Il riassunto, la citazione e la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e se si tratta di traduzione del traduttore. Qualora tali indicazioni figurino nell'opera riprodotta. Ecco,
Ecco, questo è bello, l'ho messo, cioè, tendenzialmente, vabbè, salto perché è una cosa molto particolare, però so che avete parlato con il relatore la settimana scorsa, con Andrea, di questi temi dell'accessibilità anche per i portatori di handicap, e questo c'è anche nella legge, cioè il diritto d'autore si fa da parte non solo per quei casi di, diciamo, interesse pubblico, cioè la libera utilizzazione, sai, ci sono quei casi in cui l'interesse all'accesso alla cultura prevale sulla tutela del diritto privato, del diritto d'autore, quindi si fa da parte. Questo è un caso ancora più specifico, che non è solo interesse pubblico, ma è tutela di una categoria più debole, che è quella dei portatori di handicap. Quindi ci sono casi in cui il portatore di handicap può prevaricare, può andare oltre il diritto d'autore, può fregarsene, fra virgolette, perché? Perché è portatore di handicap e non ha altro modo per accedere a quell'opera se non mettendoci le mani. Un esempio che vi viene? Gli audiolibri. Gli audiolibri per i non vedenti, oppure anche, esatto, questo è gli ebook per i dislessici che mettono il testo in un certo modo, i siti che, vabbè, queste cose qua ve le ha già sicuramente fatte Andrea, ma soprattutto ad esempio la traduzione in braille di un testo. Se uno ha bisogno di accedere, uno che fa un dottorato di ricerca ha bisogno di accedere a un testo e non esiste in braille, cioè vi pare che questo chieda autorizzazione all'editore per farsela fare? No, la fa perché non ha altro modo. Ok? Quindi ai portatori di handicap sono consentite per uso personale la riproduzione di opere o materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi purché siano direttamente collegate all'handicap. È chiaro che, cioè, uno che ci vede bene non può dire io voglio l'audiolibro, no, se ci vedi bene, se so uno che è sulla carrozzina ma ci vede bene non può pretendere l'audiolibro. Non abbiano carattere commerciale o si limitino a quanto si limitano a quanto richiesto dall'handicap, quindi ci tiene a specificare il legislatore che deve essere molto legato allo specifico handicap, e poi con decreto del ministero si è specificato un attimo un po' più nel dettaglio quali sono i casi. Questo è quello che, insomma, noi che ci occupiamo di ricerca interessa di più, cioè 71 ter è libera la questo era il bis, sì, questo è il ter. È libera la comunicazione, la messa a disposizione del pubblico destinata a singoli, no, scusate, la disposizione è destinata a singoli individui a scopo di ricerca o di attività privata di studio su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico. Ovvero, a che fenomeno si riferisce questo secondo voi? Secondo me più che di un film, tipo le banche dati, cioè chi sta in università, nessuno di voi è in una biblioteca universitaria, no? E cioè chi sta in università, almeno, ti interessano le riviste scientifiche più che le monografie, no? Le riviste scientifiche sono fior fior di abbonamenti, di soldi di abbonamento. E lì cosa succede? Che l'università spesso paga un abbonamento unico per la biblioteca e il ricercatore va in biblioteca a ricercare. Ok? E questo articolo serve proprio la roba lì, perché se non ci fosse, tu dovresti ogni volta chiedere una tariffa al ricercatore che ti viene in biblioteca a cercare. Però quello è, cioè nel senso, se io come ricercatore non ho accesso alle banche dati, ad esempio giuridiche, di dottrina, di giurisprudenza, non posso fare un parere, non posso fare la tesi di dottorato, punto. Però come vedete è destinata a singoli individui, non è destinata, quindi non è proprio il classico terminale, è messo lì quelli che voi avete per la consultazione. Quindi è vero, anche il filmato didattico fruito, però secondo me, visto che parla di biblioteche, soprattutto di casi universitari, è proprio quello, l'accesso alle banche dati, che sono un settore molto remunerativo per gli editori internazionali.